piacere che MyCup abbia scelto Bergamo come sede per questa manifestazione che ha un grande rilievo, ma credo che questa città sia particolarmente giusta per rappresentare tutte le potenzialità di bike. Mi fa piacere che ci siano anche delle aziende bergamasche, quindi che anche l'impresa sia trascinata in questo nuovo trend, e spero che siano giornate divertenti, perché poi avevo previsto di fare di tutto, prove, escursioni, si va a mangiare. Da parte mia io corro in bici, corro in fuoristrada, ho fatto 3 Olimpiadi, per chi non mi conosce, di cross country, e da quest'anno mi sono buttato un po' nel mondo elettrico, creando un progetto nuovo che va appunto sulla creazione e la condivisione di contenuti in bici, ma comunque con tanto elettrico, con tanta pedalata assistita. Perché? Perché anche per un professionista lo sviluppo delle bici nel campo elettrico è molto importante, si stanno sviluppando e si svilupperanno sicuramente moltissimo da qua nei prossimi 3-5 anni. Il business sta andando molto bene delle bici nel campo elettrico, e quindi io uso la bici a 360 gradi, ma l'elettrico è uno dei pilastri del mio progetto, con il quale mi diverto un sacco, e comunque si riescono a creare tante cose, fiere, escursioni, competizioni, quindi sicuramente è un po' sulla bocca di tutti, ma c'è un motivo, e il motivo è: la bici è più per tutti, ed è una cosa secondo me molto positiva, ed è molto divertente anche per un professionista, quindi mi fa piacere vedere tanta gente, mi fa piacere vedere il sole a Bergamo, che è una cosa importante per una fiera del genere, e quindi niente, auguro una buona fiera a tutti. Abbiamo ordinato. Il sole da 2 mesi ininterrottamente. Esatto. No, ma poi lui è un campione, quindi lui in teoria potrebbe anche, anzi tutta la vita che va senza l'elettricità. Che ci racconta e che si diverte con l'elettricità, ma pensate a tutti quelli che invece la bici l'hanno sempre considerata una cosa non alla loro portata. Pensiamo a gente magari un po' su con gli anni, un po' su di peso, eccetera eccetera, ce ne sono tante persone normali alle quali la bicicletta elettrica apre un mondo di mobilità sana, e quindi spero che vengano a vedere i nuovi modelli.